Buon venerdì amici di Chef in Cucina, appassionati di cucina. Anche oggi siamo insieme alla nostra chef Letizia Monaco, come ogni venerdì, che ci preparerà una ricetta, mi sembra vegana, giusto? Sì, sì, sì. Bene, una ricetta particolare. Sì, sì, è una, diciamo, un'insalata, se la vogliamo chiamare così, ma insomma gli daremo una forma un po' carina, sì. Con del farro. Zucca e porri cotti al forno e poi condiremo il tutto con una salsa a base di peperoni, frutta secca e un po' di spezie. Wow, quante cose! Tante cose, sì. Sì, intrigante. Bene, allora, riepiloghiamo brevemente gli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono del farro che noi abbiamo precedentemente lessato, mantenendolo un pochino al dente. Poi abbiamo della zucca e dei porri, del limone, perché condiremo le verdure con il limone, sì. Del pepe, questo è pepe di Sichuan, lo conosci? Sì, sì. Un po' di limone, mi piaceva usarlo. Buonissimo, siete in tanti ad utilizzarlo, buonissimo. E poi la nostra salsa che faremo con dei peperoni arrosto, della frutta secca, un pochino di aceto, paprika affumicata e un pochino di pangrattato che poi utilizzeremo eventualmente per asciugarlo un pochino. Bene, wow. E uno spicchio d'aglio. Meraviglia. Ok, okay, cominciamo. Allora, cominciamo a preparare le nostre verdure. Facciamo così. Iniziamo con i porri. Iniziamo con i porri, in realtà poi passeremo tutto insieme al forno. Al forno. La zucca ce la tagliamo a spicchi. Ok. Ti deve fare delle fette. Sì, lo possiamo anche tagliare a tocchi, insomma, poi dipende da come ce lo vogliamo impiattare. Limone. Non abbiamo la grattugia, se ce l'abbiamo la grattugia. Allora. Quindi andiamo a grattare un po' di limone sopra. Andiamo a grattare un pochino di limone sopra. Proprio per condire. Chiaramente scegliamo un limone che non sia stato grattato. Ovviamente non trattato, altrimenti insomma ci facciamo male. Esattamente. Ok. Aggiungiamo il pepe. Quindi limone, pepe. Sale chiaramente. E mettiamo in forno. E mettiamo in forno per più o meno una ventina di minuti, poi a seconda di quanto taglieremo grandi le verdure. Ecco, trascorsi. E questo è il nostro risultato. E trascorsi 20 minuti, il risultato. Ce l'abbiamo già cotto. È questo, sì. Quindi mettiamo qui. Questa poi andiamo a cucinare dopo. Allora, quindi la zucca è pronta. Zucca e porri sono pronti. Tempo di cottura più o meno 20 minuti. Una ventina di minuti, più o meno a seconda poi di quanto tagliamo grandi. Sì, esattamente. I porri devono ammorbidirsi, la zucca anche. Ok. Okay. Poi, allora, direi di fare la salsa. Quindi al peperone che gli abbiamo fatto, l'abbiamo lessato? È un peperone arrosto. Ah, l'abbiamo arrostito. Sì, sì. Ok, quindi approfittiamo dei caminetti accesi, esatto, per fare il peperone arrosto, perché insomma si fa veramente subito, altrimenti in forno. Mettiamo della frutta secca. Quindi qui abbiamo mandorle, anacardi e mandorle, nocciole. Mandorle, anacardi e nocciole, qualche noce, anche solo mandorle, anche solo nocciole, insomma facciamo un po' a gusto. Allora mettiamo un pochino di pangrattato. Sono proprio curiosa. Poi eventualmente lo aggiungiamo dopo. Della paprika affumicata. Buonissima. Io adoro il gusto affumicato. Anch'io. Ok. Un pochino di aceto. Uno spicchietto d'aglio. Non ne mettiamo anche l'aglio? Sì. Mi sarà bello intanto. Mettiamone poco. Senza esagerare. Un pochino di sale. Sì. E mettiamo anche un pochino di peperoncino. Se ci piace. Sì, a me piace. Poi fa anche bene il peperoncino. Bisogna mangiarlo. Io non lo amo particolarmente. No? Sì. Non amo il piccante. A me piace, non esageratamente, però ogni tanto lo gradisco. Una specie d'inverno nelle zuppe calde, no? È coccoloso. Che poi non no, quello non è una cosa coccolosa. Secondo me sì. No? Poi non sento più niente, cioè va dosato, sì, effettivamente sì, va dosato, altrimenti copre tanto i sapori, questo è vero. Ad esempio tu pensa alle salsicce di fegato, lì ci sta proprio la morte sua, c'hai ragione. Io non le faccio più le trasmissioni con te. Non puoi capire, capito? Troppo forte la nostra chef. E
questo praticamente è un cutter che abbiamo tutti a casa, non è uno strumento particolare, no? No, assolutamente no. Eventualmente, se non abbiamo questo tipo di attrezzo, possiamo fare anche con un mini pimer, volendo. Sì, tu considera, questo è un frullatore normalissimo, di dimensioni ridotte. Se ne vogliamo fare di più di salsa, possiamo usare un frullatore più grande. Okay. Chiaramente, su poca roba avremo difficoltà a frullare, esatto. Però anche un mini pimer va bene. Pensa che bella! Senti, qua si deve fare la prova assaggio, la fai tu? Sì. Vai allora. Vado? Sì. Ti devo dire se è buona? Sì, intanto vediamo, vedi il sapore, pronti, poi vediamo amici? La consistenza. Vado, eh. Andrea mi segue. È buonissima. Davvero? Ha qualcosa di esotico. Buona, buona, buona. È buona. È ottima, direi. Allora aggiungiamo un pochino d'acqua perché la volevo un pochino più liquida, appena appena. La vuoi più morbida? Appena appena, sì. Allora, si sente tanto l'aceto. A me piace. Sì, anche a me. Si sente anche l'aglio, ma ci sta bene. La frutta secca non si distingue, però gli dà quella consistenza che a me piace tantissimo, e il peperone si sente. La trovo molto equilibrata come salsa. Allora, potremmo lasciarla anche più grossolana, quindi con i pezzetti di frutta secca che si sente, poi a seconda di come vogliamo impiattare. Cioè, adesso non voglio essere antipatica con te, però questa per esempio con la carne ci sta benissimo. Cioè questa c'è una stiamo bella... Stiamo facendo ultimamente una serie di ricette che si sposano bene, vedi, con la carne. Vedi, perché la cucina è questo, è sperimentare, abbinare, creare. Poi devo dire che alla fine con la carne qualsiasi tipo di verdura si abbina, quindi tu che sei così brava nel preparare ricette a base di verdure, chiaramente sei fonte di ispirazione per noi carnivori che cerchiamo l'abbinamento perfetto. Potremmo pensare a una collaborazione con Antonio. Dato, dovete fare sicuramente una ricetta a quattro mani. Tu prepari il contorno e lui prepara la pietanza, ok? Certo. Allora, facciamo così. Ah, stiamo già impiattando. Stiamo già impiattando perché abbiamo... Cioè, questa è buonissima. Posso dire una cosa? Io anche spalmato sul pane. No, anche farci una pasta, tipo pesto, freddo. Sì, sembra quasi sì. Un pesto. Cioè, sicuramente non caldo perché... Qui non per caldo, la, no. Il sapore della cioccolata si sente parecchio. Però tu pensa magari un'insalata di pasta estiva, mettiamo sì, questa, secondo sì. Me sta proprio bene. Allora, vabbè, usiamo il cucchiaio. Allora, aggiungiamo un pochino d'olio perché abbiamo solo lessato. Sì. Quindi questo è farro lessato. Ah, poi questo ecco, cotto in pentola a pressione, a dire la verità, per abbreviare i tempi. Fantastica, sì. La pentola a pressione è la mia migliore amica a casa, sai? Perché ti consente proprio di abbattere i tempi di cottura e soprattutto di conservare tutti i sapori. Sì. Ma poi cioè, è davvero pratico per chi usa tanti cereali, tanti legumi, non passa più se no. No, no, ma infatti per i ceci, cioè è incredibile quello che fa i ceci. O anche, vabbè, per la seppia, che tende ad essere molto alta e qua c'è una meraviglia. No, ma anche per esempio il riso integrale, io lavoro spesso col riso venere, cioè lo dovessi cuocere... Infatti. Assolutamente, lo odierei probabilmente, non lo userei più. Questo piatto è bellissimo, Letizia. Ah, giusto, ci sono anche queste altre cose da mettere, io me ne ero scordata. Mi stai parlando di seppie? Oddio. Ti piacciono le seppie, di la verità? No, una cosa che non mi è mai piaciuta neanche prima. Veramente? No, io l'adoro. Vabbè, ma con me non puoi competere, io mangio tutto. Ma quanto è bello questo piatto, Letizia, proprio invitante. Ti dice mangiami. Mangiami. E tu cederai al richiamo, chiaramente. Io sì, non vedo l'ora. Riprezziamolo. Ho anche fame adesso, quindi proprio. Che bello. Bellissimo, poi questa salsina è veramente eccezionale. Sì. È buonissima. Qui ci hai dato varie ricette in una, perché insomma già anche mangiare una zucca semplicemente come contorno così è perfetta. Anche il porro e poi questa salsa che secondo me è perfetta, si può utilizzare. Anche davvero sulle bruschette per infatti, fare una cosa... una specie di patè più che una salsa. Sì. Poi come tutte le cose la possiamo declinare un po' come vogliamo, se non ci piace l'agro dell'aceto lo possiamo anche togliere. No, ma ci sta benissimo, cioè a me piace tantissimo, secondo me gli dà proprio quel tocco di acidità, di freschezza che... Anche lasciato più grossolano. Allora, io lo preferisco con la frutta secca che si sente, solo che sarebbe stato un po' difficile da spalmare. Se no è buono, mi senti il croccantino sotto i denti. Sì. Letizia, complimenti per questo piatto, mi piace particolarmente. Grazie per essere stata con noi, l'appuntamento con la nostra chef è per ogni venerdì. Noi ci vediamo domani con le ricette senza glutine e adesso passo la parola alla nostra nutrizionista Anna, che saluto. Noi ci vediamo domani. Ciao. Lo zafferano era utilizzato dagli antichi egizi per dare il profumo,
per dare medicazione e dare anche il bel colore. Oggi sappiamo che zafferano aiuta anche nell'avere buona memoria e nella prevenzione contro malattie neurodegenerative.